Ben ritrovati su Rev Strategy, io sono Rev, questo è Europa Universalis 4 e oggi facciamo qualcosa di diverso. Infatti ho deciso di portare sul canale un nuovo tipo di format dove inizierò con alcune delle nazioni più complicate, magari anche con achievement, e invece di essere un minuto per minuto condenserò magari 40-50 anni di gioco in un episodio. E appunto, se interessa fare una miniserie, magari di 3 episodi, dove si prende, che so, oggi iniziamo con Navarra, il regno di Navarra qui in Spagna con una sola provincia, e lo si fa diventare una grande potenza. Quindi, se vi può interessare il format, mi raccomando, supportate il nuovo format con un bel mi piace e poi fatemi anche sapere se volete vedere qualche start, qualche nazione folle o quantomeno atipica. Ma adesso, Iron Man, sempre Iron Man. Ok, abbassiamo la maintenance, vediamo un po' la Castiglia, che rivali ha, nemici. Bene, nemica con tutti i tre necessari: Inghilterra, Francia e Aragona. Molto bello. Convochiamo una dieta. Prendiamo questa cosa qua, che è facile da fare. Miglioriamo le relazioni con il Papa. Bene, prendiamo i religious diplomat che aiutano a fare alleanze con tutti gli altri cattolici. Riprendiamo gli estate. Facciamo Seedsland, visto che abbiamo tutti gli estate a 55. Quindi non escono ribelli. Abbiamo ripreso un po' della nostra terra. La diamo già via per prendere questo potere qua, più uno di military power. E per adesso ci fermiamo qui. Potremmo prendere altri poteri, ma voglio mantenere la Crown Land alta, perché è molto fragile la situazione di questo star. Adesso miglioriamo immediatamente le relazioni con la Francia e anche con gli aragonesi. Velocità 5, vediamo cosa succede. Vediamo se devo restartare di nuovo. La Castiglia ha mandato un'alleanza. Ok, accettiamo. Matrimonio, accettiamo. Tra un po' ci manderanno una richiesta per diventare loro vassalli. Un dono da 25. Bene così. Reclutiamo un reggimento. La morte di Alphonse. Che sfiga. Di solito questo evento ci mette un bel po'. Non accettiamo di andare sotto la Navarra, ma accettiamo bensì di ottenere un casus belli per fare noi un'unione. Volevo dire, non accettiamo di andare sotto gli aragonesi. Questo è un altro modo, volendo, per fare questo start, invece di offrirsi come vassallo alla Castiglia, se questo evento parte così presto. Questo evento non parte sempre nello stesso anno, ovviamente ci sono un po' di mesi. Può capitare dopo 3 mesi, potreste arrivare al 1447, l'evento potrebbe non essere ancora partito, quindi c'è un po' di RNG, un po' di random coinvolto nella situazione, se vogliamo fare questa via, ma noi facciamo l'altra, che è molto più stabile, perché la Castiglia quasi sempre qua sarà protettiva verso di voi e tenterà di fare questa cosa di vassallizzarvi. Quindi prendiamo questa opzione qua, che ci dà per 25 anni l'opzione di forzare un'unione sugli aragonesi. Ok. Continuiamo a migliorare le relazioni con Francia, Aragonesi e Papa. Una volta che arriviamo a 100 con il Papa, le miglioriamo con l'Inghilterra. Anche se pare che l'Inghilterra si stia prendendo sonorissime mazzate nella guerra dei 100 anni. Ecco qua la richiesta di vassallizzazione. La accettiamo. Bene così, abbiamo un diplomatic rep più uno. Fortunata la situazione. Non è sempre così fortunata. Abbiamo solamente più 2 diplomatici, perché siamo stati vassallizzati, non siamo più indipendenti. Il mercante libero, tra l'altro, è praticamente inutile a questo punto. Lo potete mandare qua a fare collect, vi darà tipo più 0,02 circa. Questi sono dominanti verso di noi, quindi non ci supportano. Questi non ci supporterebbero neanche se non fossero in guerra, insomma, bisogna fare di più, nonostante ci siano rivalità tra di loro, tra Castiglia, francesi e gli altri, la compagnia cantante. Migliorano le relazioni con Inghilterra, dai.
Ovviamente perdiamo soldi, ma servono più truppe per convincere i francesi che ci crediamo sul serio a questa storia dell'indipendenza. Vediamo un po' se c'è qualcun altro che supporterebbe la nostra indipendenza. Nessuno. Gli aragonesi hanno un meno 13 in realtà. Ok, gli aragonesi sono diventati un po' più disposti. È un'ottima idea allora. Miglioriamo le relazioni con gli aragonesi. Quando arriviamo a 38 prendiamo l'advisor e dovrebbe essere abbastanza. Gli inglesi non è neanche detto che confineranno ancora con la Castiglia, finita questa fase della guerra dei 100 anni dove la Francia sta vincendo alla grande. Glielo da d'Armagnac. Cos'è sta roba? Ok, prendiamo questo. 53, 54, c'è 70 di differenza, un po' una fregatura. Fammi reclutare altri 1000. Accettiamo, più papal influence non è male. Perdiamo ancora più entrate, per carità. Idealmente, se uno riesce ad arrivare a 50 di papal influence, e può capitare con certi eventi che danno 10 e giù di lì. Può ottenere un altro più uno di Diplomatic Reputation e apre tante porte. Ok, perfetto. Miglioriamo le relazioni con gli aragonesi. Con questo evento. Ok, ci supportano. Non possiamo ancora farlo, ovviamente, perché c'è una tregua, ovviamente, dopo che si viene vassallizzati. Dico ovviamente, io l'ho detto due volte, il che vuol dire che non me lo ricordavo, nonostante io abbia studiato le varianti di questa apertura 200 volte, per davvero, studiato e ristudiato le varianti. Hanno scomunicato Carlo VII di Valois. Che storia. Scomunicato. Dobbiamo aspettare che finisca sta guerra. In realtà, miglioriamo le relazioni con il Marocco, che non è molto. Ah, in realtà non è molto convinto. Hanno un meno 100 hanno. Convochiamo un'altra dieta. Ok, questa è facile da fare, dà un po' di soldi, ci aiutano a morire soffocati dai prestiti. Cosa che sta già succedendo. Appena parte il Rinascimento, facciamo dev due volte. Per carità, per carità. Ho dovuto fare l'armata più estesa per... Oh, caspita, siamo così vicini. La Francia ci supporta quasi, in realtà. Dai, appena finisce la guerra la Francia ci supporterebbe adesso. Peccato che abbiamo 1 milione di prestiti. Quando finisce questa tregua? Tra 3 mesi, pausa. Rinascimento è spawnato. Ok, abbiamo preso i soldi. Questo dovrebbe anche migliorare un pochino le nostre veramente scarse entrate mensili. Dai su, dai su, dai su. Ok, gli aragonesi ci supportano. Solo con gli aragonesi non facciamo niente. Ma se entra uno tra Francia e Inghilterra è fattibile. Sta tentando di placarci la Castiglia intanto perché eravamo andati sopra 50, ma non importa. Ormai non ci placano. Il Portogallo è alleato con la Castiglia, ovviamente. Fregatura. Siamo in guerra con il Marocco tramite Grenada, quindi probabilmente non ci supporteranno mai. Non restano altri potenziali papabili, davvero. Facciamo un po' di spy network sui castigliani. Caspita, i castigliani... Scusate, com'è successo? Qual è la variante incognita? Che questa volta anche Tunisi è entrata? Questa alleanza di Granada-Marocco, questa è una mosca bianca di start, non l'ho mai visto prima? Ok. Forza, 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 forza. La Francia ci supporta. Bene così. Come abbiamo grandi relazioni? Dai, su. Mandagli un insultone. Non importa, anche che perdiamo un sacco di roba, va bene così. Ok,
Non ci supporta nessun altro, credo. L'Inghilterra è ormai lontana. Meno 96, non è gestibile. Controlliamo dal macro builder. Ok, no. Dichiarare la nostra guerra di indipendenza? Sono il nostro signore. Oh no, meno 3 di stabilità. Quindi andiamo comunque sotto, vabbè. Il Portogallo è con loro. Se noi cobelligeriamo il Portogallo, non si sa mai. Non entra nessuno di extra in guerra. Perché l'Inghilterra è distrutta dai debiti. Oddio, sono sul limite però. Non dovrebbero entrare. Forse è avida come cosa. Questa cobelligeranza. Tiriamo sulla maintenance. Cerchiamo di non venire soffocati dai prestiti durante questa guerra di indipendenza. Aspettiamo il 2 aprile, ok. Generale. Terribile, come non averlo, questo generale. La cosa che mi sta scioccando è che qua Granada potrebbe prendersi Cordoba e Jaén, capite? Cioè, questa potrebbe essere una. Davvero un inizio totalmente atipico. Ok, concentriamoci su il nostro. Tutto quello che dobbiamo fare in teoria è difendere la capitale per adesso. Abbiamo due ottimi alleati, più uno del Diplomatic Reputation. Trustworthy Allies. Mettiamo subito a fare i favori. Perché se riusciamo ad avere 10 una volta finita la guerra, possiamo usarlo per aumentare la fiducia. Perché il problema della fragilità di questi start è che finita la guerra tendono a dire, boh, in realtà non mi interessa niente di te, rompo l'alleanza. Capita. Abbassiamo la velocità. Ok. Sono anche in guerra con la Bretagna, la Scozia, eccetera, i francesi. Vabbè, è solo la Bretagna in realtà. È praticamente finita sta guerra. Ho fatto un errore grave tattico. Non ho messo le zone di interesse. Questa è grave, grave, forte. Speriamo che non mi. Lascino a becco asciutto. Perché questo era davvero uno start efficiente. Forza Francia. Gli aragonesi sicuramente proveranno ad occupare un sacco di roba loro. Di sicuro. Esatto. Questo errore qua fa buttare via la partita. Perché vedete che la Francia dice: ah sì, la voglio io questa. Cioè, proprio senza senso. Senza senso. Mettiamo pure velocità 4. Dai, su. Stessa storia assurda. Quenza. Prendi Quenza. Non ci posso credere a questa cosa di Granada comunque. È davvero improbabile che succeda. Non ho la più pallida idea di come. Sono probabilmente stati staquipati attraversando uno stretto. Qualcosa del genere. Dai, 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 dai. Sì, ci siamo qua noi. Perfetto. Eccellente. Non solo perfetto. La Mancia, arriviamo prima noi? No! Ok, la Francia non dovrebbe voler prendere questo territorio isolato, ce lo passeranno, presumo. E abbiamo. Esatto, ce l'hanno passato, ok. Probabilmente gli aragonesi ci danno anche questo, perché comunque non confinano, non è un porto. Credo che ce lo passeranno. Possiamo decidere quale strana forma avremo. Questa sarà la penisola iberica più strana. Ma più strana che io abbia mai visto allo start di Europa Universalis. Prendiamo la canta. Oh, guarda un po', se lo sono tenuto! Ma per davvero? Infami e senza senso. Gli Armagnacchi hanno un generale 4652 alla faccia degli Armagnacchi. Alla faccia.
Però almeno Vizcayake di cultura basca la volevo, eh. Tristezza a palate. La Francia ovviamente confina con questa provincia, quindi hanno fatto l'occupazione loro. Proprio strano. Stranissimo. Dai, che diamo bastonate anche ai portoghesi. Mi è piaciuta la cobelligeranza. Ok, pausa. Caspita, che schifo. Ah, no, questa è la Galizia. Caspita, la Galizia. Mi serve confinare con la Galizia. Mi permetterebbe di fare delle porcherie non da poco. Allora, abbiamo questo territorio. Dai, su, famo il serpentone. Occupiamo quest'altro territorio. No, non la Francia. No, è arrivata prima la Francia? Non credo che la Francia voglia questo, non confina direttamente neanche per tratti di mare. Cos'è sta roba? Prendiamo la papal influence. Ok. Ok. Cosa prendere dai portoghesi? Sono cobelligerati, quindi si può prendere davvero tanto. C'è ovviamente il limite dell'aggressive expansion. Ed è il fatto che... Ah, ok, giusto. Non possiamo prendere territori perché comunque è una pace separata di una guerra di indipendenza. Per chiedere territori uno deve prima dire dammi l'indipendenza. Allora, rievochiamo la rivalità con Tlemcen. E le war reparation che potrebbero saranno un bel boost per la nostra economia. Quello sì. Quello sì. Il problema di fare una guerra a questa Granada è che questa Granada comunque ha dietro di sé Tunisia e il Marocco. A parte che questa Granada stessa probabilmente adesso potrà schierare un po' di uomini appena si stabilizza. Tornato a essere l'Emirato di Cordoba, vabbè, la versione piccola dell'Emirato di Cordoba. È importante che prendete il Rinascimento prima perché sennò poi vi costa una fortuna. Quindi stiamo facendo questo casino che ci sta costando un bel po' in War Exhaustion. Dunque, 1461, un tick, 460, un altro tick è fatta. Aspettiamo 2 mesi. Bene così, rinascimento per un ducato. Vorrei avere già 10 di favore quando finisce sta guerra. Ok, 10 di favore con la Francia. Indipendenza. Bisogna chiedere prima di tutto. Dopodiché territori. Coalizione si forma Castiglia, Portogallo e Galizia. Ma perché esiste la Galizia? È una vera fregatura. Dai, facciamolo. Abbiamo una forma bruttissima. È atroce tutto questo. No, no. Riduciamo la War Exhaustion quanto possibile, così i core costeranno un po' di meno. Molto di meno. Abbiamo praticamente nulla, avrei dovuto ridurlo ulteriormente, ma hey. Dunque, avremo ribelli a breve. È inevitabile. Ci servono più truppe. Con questi 10 di favore, scambiamo subito per fiducia. Porta la fiducia un po' su, non di molto. Aragonesi. Non ci sono aragonesi. Non ci sono rivali di Grenada ancora qua. Capisco, vabbè. Mettiamo noi Grenada come rivale. La Galizia mi odia. Si sono alleati con Grenada. Non ha alcun senso. Non si può fare niente per gli aragonesi. Questa fiducia bassa. Non avevamo 10 di favore. Che fare? Li lasciamo andare e diventano il nostro prossimo target di espansione. Miglioriamo le relazioni con la Francia. No, con la Francia sono già quasi al massimo. Miglioriamole con il Portogallo. Cerchiamo di scongiurare, anche seppur piccola, una coalizione. Gli aragonesi hanno rotto la loro alleanza con noi. Anfami. Me lo aspettavo, eh.
La Francia ci chiede Ducati, noi glieli diamo volentieri. D'altronde i favori sono qui per questo. Sfiducia, ci vedono con sfiducia. C'è anche da dire che non hanno mire sui nostri territori al momento, quindi questa sfida. Ok, la Francia vuole che li aiutiamo contro la Provenza e noi li aiutiamo. Caspita, Super Papa. Il Papa qua ha fatto fuori la Provenza, quindi la Provenza resta solamente qua ad Anjou. Forte sto Papa. Interessante. Prendiamo admin ovviamente, visto che avevamo preso i militari. Se lo trovo. Sono un po' cieco. Religious State, eccolo qua. 16% di Crown Land è passabile. Non vendete a questo punto perché poi diventa problematico. Ora ci saranno tanti ribelli in arrivo. Un problema di aver fatto questo serpentone orribile. Ecco, a proposito di ribelli in arrivo, 13.000 ne sono usciti. Un problema di aver fatto questo serpentone orribile è che questi non sono stati. Praticamente nessuno di questi è uno stato, vedete? C'è sempre qualche provincia fuori. O tipo qua, Mankiewicz-Kayao, qua. Quindi non sarà efficiente fare i corpi ribelli. La Francia sta venendo ad aiutarci perché siamo in guerra con loro, non ci posso credere. Grande Francia, continua così. E ad esempio qua lo facciamo core, ma è uno solo. Comunque si andava in guadagno. Dava comunque di più rispetto alla manutenzione. Quindi conveniva. Ok, legami di famiglia con la Castiglia, proprio le risate. Abbiamo appena smembrato la Castiglia, ci dà l'evento, più 10 di punti diplomatici, più 30 di relazioni. Finito il conflitto al fianco della Francia, abbiamo ottenuto favore. Usiamo immediatamente questo favore per migliorare la fiducia. Ora è a 41. Ci hanno una fiducia, hanno fiducia verso di noi, più o meno. Some what, più o meno. Tra l'altro, guardate che belli i nomi baschi. Madril. Madril. Se conquistate tipo Valencia, Valencia diventa Valentzia con T e Z. Abbiamo un diplomatico lì a Zonzo. Ok, la Galizia è praticamente già sta per andare in positivo. Facciamo uno spy network su Granada. Certo che Granada alleata con la Galizia è un po' un problema. I galiziani hanno assaltato i portoghesi, ma è una guerra uno contro uno? Ah, no, che non è uno contro uno. I galiziani sono alleati con il Marocco per un motivo. Marocco e i suoi vassalli con la Galizia contro il Portogallo. La leggendaria Portogallizia sta per avverarsi. Corsa all'oro. Oh, ovviamente io l'ho fatta apposta di prendere la miniera d'oro di La Mancia. Non è un qualcosa di cui io mi ero scordato e adesso capita, io faccio finta di essere un genio. No, no, l'ho fatta apposta. Altri rivali. Nel momento, ah, possiamo mettere i portoghesi come rivali, non dovrebbe rovinare nessun equilibrio. Li mettiamo. Dobbiamo arrivare a 50 di power projection il prima possibile. Sono tentato di mettere la Galizia piuttosto che i castigliani. Ma io. Fammi vedere gli aragonesi. Gli aragonesi sono ancora nemici dei castigliani in realtà. Non dico che possiamo. Beh, ci hanno messo come rivali. Vabbè, mettiamo i castigliani per adesso. Sì, direi di mettere i castigliani. Ma se attacco il Portogallo a tradimento, non posso, sono in tregua, stavo solo guardando. Non hanno più alleati, ok. Non hanno più alleati. Gli inglesi li hanno abbandonati brutalmente. Pazzesco. Intanto la Francia è in guerra, ma non mi ha chiamato. Fermi tutti. Ok. È morto il nostro re precedente. È morto in un improvviso choking accident. È morto per un improvviso soffocamento. Un incidente. Stava mangiando il broccolo un po'. Sì. Maestro della zecca aiuta, ragazzi. La nostra economia ci permette di tenere un altro advisor. Anzi, che
In realtà la nostra economia ci permette di assumerne tre. Peccato che i tre militari non siano un granché. Prendiamo Land Force Limit, giusto perché il nostro Force Limit è basso, siamo già quasi al Force Limit. Passato da 10 a 11. Bello, continuiamo a fare stati. Ok, qua ce n'erano 4, in realtà conveniva parecchio. Accettiamo la cultura castigliana. Perché no? Matrimonio con i francesi. Mettiamo un bel claim su Cortoba. Ancora non riesco a credere che sia successa sta cosa della riscossa. Cioè, quando provo a fare io la run con Granada per formare l'Andalusia, quella cosa lì non mi succederà mai. Ok, ci potrebbe uscire un erede con un claim debolissimo. Ma visto che il nostro 4-3-2, oh, non è neanche malaccio, è leggermente sopra la media. Ma no, io prendo questo. Non voglio l'erede col claim basso. Mi sembra che la Castiglia stia avendo qualche problemino. Gli aragonesi hanno claimato il nostro trono? Coraggiosi. Decisamente coraggiosi. Cosa vuole la Francia? Ok, vogliono un erede della loro dinastia sul mio trono, ma io accetto. 115, Henry. Vabbè, se vogliono claimare il mio trono, che lo facciano. Siamo indietro con le tecnologie in maniera siderale. Non si può definire quanto indietro con le tecnologie siamo finiti. Con le parole. Ma ve lo posso dire con i numeri. Nel senso che noi di tech abbiamo. Ehi, fermati. Noi di tech abbiamo 334. Gli aragonesi hanno 565, i castigliani hanno 434. Ok, no, dai, gli aragonesi sono avanzatissimi. Gli è uscito un 553, poi non sono stati devastati dalla guerra. Caspita! Non ci posso credere, la Portogalizia è reale. La Portogalizia è reale. Tra l'altro sarebbe una guerra uno contro uno. La Castiglia è andata in bancarotta? Se non si fossero alleati col Portogallo potremmo farli fuori così. La Francia vuole il 15% del mio trade power. Vabbè, io glielo do. Tanto non mi entra niente. Oh, la rete d'alleanze è diventata intricata. Intricata non poco. Gli aragonesi hanno dichiarato guerra a Granada. Guardate gli aragonesi, che infamata hanno fatto. Si sono magnati tutta Granada. E Granada era grande, eh? Ok, adesso i francesi ci aiuterebbero. Contro gli aragonesi e contro tutto il mondo. Non contro i portoghesi. Sì, contro i castigliani. Bene, allora, portiamoci qua. Nuovo campione della giostra, dimmi che è un ottimo generale, per favore. È identico a quello che avevo già. Vabbè, alla faccia del campione della giostra. Siamo tornati più o meno in carreggiata con le tecnologie, vagamente. Bene. È il momento della verità. L'Inghilterra non ci aiuterebbe. Chiamiamo la Francia. Abbiamo molte più truppe anche considerando Portogallo e Savoia. Però probabilmente almeno all'inizio dovrò fare attenzione a muovermi. Abbassiamo la velocità. Sì, sicuramente all'inizio devo fare attenzione. I francesi probabilmente si gireranno verso la Savoia. Sarà confusionario. Mi stava confondendo Foix. Ha uno stemma araldico molto simile agli aragonesi. Questi signori qua dei Pirenei. Molto molto simile. Oh, niente. I francesi hanno comunque voluto occupare le Asturie per loro. Che avidità inaudita.
Ma i portoghesi sono entrati? Sì, sono entrati. Non li ho co-belligerati perché sennò entravano anche gli aragonesi ed era davvero troppa gente. D'altronde ci stiamo affidando all'intelligenza artificiale della Francia. Magari funziona, magari no. Stack wipe a Toledo? Nostro erede 623? Ora mi piace, ora sì che è un erede prestigioso. Chissà se il matrimonio può ancora avvenire se la Castiglia ha meno di tot province. Non credo. Questi aragonesi comunque sono fastidiosi. Hanno l'unione su Napoli, hanno tutto il sud della Spagna. Tutto, una buona parte. Stanno ancora facendo guerra al Marocco e all'Algeria, Clemenceau. Il bravissimo Duca Enrico. Ci hanno. Si parte come regno di Navarra, questa tattica ti declassa temporaneamente a ducato. Perché siamo finiti sotto qualcun altro. Come osano. Comunque non abbiamo chiamato la Francia in guerra promettendo terre, quindi non dargli terre non dovrebbe peggiorare la loro fiducia. Io comunque sto lavorando piano piano per portarla verso l'alto. Adesso siamo a 55. Si fidano di noi più o meno. Ancora sempre. A 60 dovrebbe cambiare. Niente, mi vogliono far assediare Lisbona a me, vabbè. Sì, war reparation, Ducati e questa provincia qua, la Francia. Aspetta, aspetta. No, che trattati sono? Gli facciamo anche annullare il trattato di alleanza con la Castiglia in modo che non venga a rompere poi in un'eventuale altra guerra. Quanto manca? In realtà possiamo guadagnare un altro 12 dai tick del War Goal, quindi possiamo arrivare a 100. Ok, questi stanno anche assediando Lisbona. Vogliono fare il 100%, sono completisti, i francesi. Tecnologia militare 7 quasi raggiunta. Siamo indietro ma non indietrissimo, che bello. Bene, così la prendiamo. Allora, io dai portoghesi stavo pensando di prendere. Non me la fa prendere, caspita, ma io li voglio. Volevo rilasciarli. Non possiamo fare quel trucchetto della Galizia, nel senso che possiamo farlo, ma possiamo solo farlo tenendo indipendente la Galizia. E non siamo forti abbastanza da dire la Galizia, adesso diventate nostri vassalli. Tra l'altro non accetterebbero, bisogna prima far cadere Lisbona. Allora, al Portogallo chiediamo di rompere i trattati con l'Aragona e la Castiglia e le war reparation e dei ducati, niente ducati. Va bene così? Va bene così. Ora, cosa chiediamo alla Castiglia? Tutto. Quello no, l'ha preso la Francia. Quello no, l'ha preso la Francia. Una roba tipo così. Coalizione Castiglia-Portogallo-Aragona, solita storia, tanto sono in tregua. No, questo è troppo. War rap.
Educati. Ah, guardate che bello. Siamo decisamente più robusti. Abbiamo anche dei nobili castigliani in mezzo alle balle adesso, però. Perché non sono spariti? Andate a fare i nobili castigliani altrove. Una fregatura. In faccia, hanno preso Toledo. Gli aragonesi ci hanno avvertito di non andare in guerra con nessun altro, altrimenti sono uccelli per diabetici. Come si permettono gli aragonesi? Io che li divido in due, io che sono la legittima Castiglia. Ok, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, supportatelo perché questo è un format che richiede più tempo da registrare, va editato un minimo, lasciate un bel mi piace, lasciatemi anche un commento. Fatemi sapere se volete la parte 2 o se volete vedere qualche altra strana nazione di Europa Universalis 4 o entrambe le cose magari. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!